Sicuri a tavola anche in estate. Che fornelli ci siamo noi oppure si mangi fuori? Occhi aperti alla qualità della spesa, alla modalità e alla cottura dei cibi, alla conservazione degli alimenti. Gli alimenti da tenere sotto controllo, specialmente durante il periodo estivo, sono tutti quei cibi che vanno incontro a deperimento. Quindi in questo caso possiamo fare assolutamente attenzione a tutti i tipi di carni, ai pesci, ma anche ai cibi cotti. Anche il frigo d'estate richiede la massima attenzione. Insalate di pasta contenenti pezzi di carne o pezzi di pesce che magari mantenuti 2 o 3 giorni possono essere contaminati e andare a male, dare luogo a tossinfezioni alimentari. Altro capitolo, quello dei pasti già pronti, che siano acquistati nel negozio sotto casa o consegnati al proprio domicilio, vanno controllati prima di essere ingeriti. Se io ordino un pesce, ovviamente conviene consumarlo immediatamente, sia che esso sia cotto a casa o se esso viene dalla rosticceria. Diverso è il pollo, nel caso dovesse rimanere posso riporlo in frigorifero, ovviamente lontano dai cibi crudi, perché abbiamo visto che i cibi cotti e crudi possono essere oggetto di contaminazione.